Buonasera, eccoci qua. Buonasera a tutti, ultima Ciao puntata. Tiziana, Ciao Chiara. tredicesima e ultima Quindicesima. puntata di questo progetto Sommerse e Salvate, che ricordiamo è un progetto teatrale del Naufragar Me Dolce che è stato promosso da Fondazione Pangea Onlus con un contributo del Ministero Affari Esteri. Noi Era di solito siamo qui in studio con Simona Lanzoni, che arriverà a arriverà. breve, però nel frattempo, insomma, oggi è una puntata particolare perché questa volta ci saranno gli esperti teatrali, quindi mentre abbiamo avuto nelle puntate precedenti le esperte della materia che abbiamo trattato, quindi del contenuto dello spettacolo, questa volta avremo gli esperti proprio del contenitore, ecco, mettiamola così. Per chi si collega la prima volta, giusto dico che ecco, Sommerse e Salvate è uno spettacolo teatrale che nasce appunto all'interno di questo progetto voluto da Pangea, dentro il progetto Piano d'Azione Nazionale Donne, Pace e Sicurezza, e noi abbiamo raccolto le storie che abbiamo, anzi, rielaborato con la nostra drammaturgia, le storie raccolte da Pangea, le testimonianze vere di donne emigrate. E abbiamo costruito questo spettacolo che ha debuttato a marzo lo scorso anno, poi appunto per la pandemia si è fermato, abbiamo tentato di ripartire di nuovo adesso a ottobre, si è rifermato, però appunto abbiamo continuato a portare avanti il tema di questo spettacolo. E oggi però non solo il tema, affrontiamo proprio con gli esperti anche come raccontare questo tema, come è avvenuto l'incontro con Sommerse e Salvate, con i nostri Che scenografi, tra con la... l'altro, se ti ricordi, non è stata cosa facile, è stato un parto abbastanza È faticoso e doloroso. stato un parto Sì, doloroso, perché decisamente. le storie che abbiamo incontrato sono storie importanti, storie dure, difficili, e quindi anche a volte solo ascoltarle, e noi le abbiamo ascoltate in video perché c'era Nicoletta che ha fatto l'intervista, altre persone insomma di Pangea che hanno fatto il lavoro in diretta, però solo anche l'ascolto era difficile da digerire, quindi ci siamo tuffate dentro, siamo naufragate in queste Ecco. storie e poi pian piano sono riemerse delle cose importanti, cose che ci hanno toccato e ci hanno colpito, sono emerse delle immagini, sono emerse delle storie più rispetto ad altre, alcuni aspetti che poi abbiamo messo insieme con la drammaturgia e anche con la messa in scena. Ma oggi vi faccio Adesso vedere. abbiamo chi ci bussa allo studio ed Oh, è Simona. Simona, Eccomi. eccola. Oggi è l'ultima e chiaramente è Come tutto di faremo? corsa. Infatti, come faremo d'ora in poi? Non si sa. No, ecco, comunque veramente questa oggi sarà la giornata, oltre che per tirare le fila, sarà anche la giornata dei ringraziamenti. E io voglio iniziare con il primo grande ringraziamento a Simona Lanzoni soprattutto e poi alla Fondazione Pangea. Scusate se l'ordine lo mettiamo così, perché è vero che Fondazione Pangea, che è un'organizzazione molto grande, che ci ha già supportato in un altro progetto, ed era esattamente 15 anni fa, era figlia di Sherazade, quindi avevamo già lavorato con Fondazione Pangea continuiamo a lavorare e speriamo di continuare a fare altri progetti perché, insomma, quando sai come si dice, ci si trova bene, uno perché deve cambiare? Squadra che vince non si perde. Però soprattutto Simona, perché oltre ad essere un'amica, è una persona molto sensibile e molto capace a intrecciare i fili. A tessere, ecco, ha fatto veramente un lavoro di tessitura importante, Simona, soprattutto vabbè, prima nel materiale che ci ha fornito e nell'averci messo in contatto con una serie di donne, di storie che, come dicevi prima tu, Tiziana, insomma, sono state abbastanza difficili anche da accogliere, da contenere, da rielaborare. E poi adesso
qui, in queste dirette, no, nella trasformazione di questo progetto, Simone è stata fondamentale perché ha veramente unito questi mondi e ha fatto sì che noi teatranti potessimo interloquire con le donne che fanno queste storie, che vivono queste storie, e poterle intervistare, poter parlare con loro, insomma, è stato molto bello. Quindi, Simona, veramente grazie, grazie di cuore. Vabbè, allora facciamo i ringraziamenti reciproci. Grazie a voi di farvi sommergere ogni volta da queste storie, perché lo dobbiamo dire, Figlie di Scheherazade era la prima parte. L'idea, quando vi ho incontrato la prima volta, ho detto dobbiamo fare Figlie di Scheherazade 2, perché se appunto che era il 2005, 2005. nel 2005 avete scritto Figlie di Scheherazade partendo da storie di donne afghane che, come Pangea, ospitavamo qui in Italia e che voi avete incrociato, avete ascoltato, avete raccontato, poi insieme le storie delle donne curde e via dicendo, da dove poi nasce Figlie di Scheherazade. Poi questa è, come dire, un'evoluzione. All'epoca c'era un racconto di rivendicazione anche politica della pace che volevano le donne. Siamo ancora qui, dopo Eh sì. 15 anni, a parlare della pace che vogliono le donne, Sì. con un po' più di complicazioni, perché purtroppo quello che si raccontava 15 anni fa ancora oggi esiste, perché nell'Afghanistan, nella questione curda, è risolta purtroppo, e in più. Scusate, oggi mi va via la voce. E in più si è complicata con ulteriori guerre che si sono aperte, ulteriori scenari, quindi non ci fa, come dire, da un lato non ci fa ben sperare, dall'altro sappiamo che bisogna fare qualche cosa, non si può continuare, no? A far finta di niente. E soprattutto non si può continuare a escludere le donne dai processi di pace, dal pensiero che le guerre comunque è normale che ci siano e che comunque le donne, sono parte di questa fotografia. Ecco perché, Sommerse e Salvate era come dire, un figlio di Scheherazade cresciuto anche nelle problematiche, perché siete state in grado anche di dare l'idea della complessità a seconda delle varie storie, delle varie forme di violenza, dei vari vissuti, di quello che tante donne attraversano e che poi molto spesso non viene conosciuto. Quindi grazie. Grazie per farvi ogni volta attraversare anche dal dolore, no? Perché poi è questo. E poi di nuovo riemergere e restituire dignità, fondamentalmente. Grazie, grazie a te. Aggiungere una cosa, che appunto Figlie Sì. di Scheherazade, che è il primo progetto, era incentrato molto sul racconto, l'importanza di raccontare, no? Infatti c'era un po' un sottotitolo nello spettacolo, no? Raccontare per salvarsi la vita, per questo anche Scheherazade, no? La figura della narratrice, colei che ferma il tempo, incanta la mano del sultano, ferma la violenza perché racconta. Sommerso e salvato, non a caso anche questo titolo invece è un titolo preso da Primo Levi, appunto, dove non è più una narrazione che fluisce, ma è un'analisi, come appunto Primo Levi, dopo che ha raccontato se questo uomo, poi in Sommersi e Salvati, invece rielabora, va a scandagliare il meccanismo della violenza, no? Dell'orrore. E in questo anche noi abbiamo trovato una narrazione più interrotta, più diciamo rapsodica, perché comunque dovevamo affrontare dei temi che erano diversi ma collegati. Ci sono dei fili che uniscono le donne lontane e con noi, che siamo qui le donne occidentali, con le donne che sono più lontane, ci ritroviamo a combattere magari con modalità diverse, ma su questioni molto, molto analoghe. E quindi è come un altro livello della narrazione che ci chiedeva di analizzare, di andare a conoscere, di sondare, portare storie che in qualche modo ci fanno scoprire qualcosa che non è scontato, come appunto la migrazione che
viene sempre, l'abbiamo detto tante volte, però lo riporto nell'ultimo incontro, la migrazione sembra un fenomeno maschile, cioè un generico migrante che è sempre pensato al maschile, non viene mai riflettuto su migrazione di genere, invece le donne che migrano hanno delle specificità, delle risorse e delle problematiche diverse che vanno considerate, non ci può essere un modello standard, no? Un migrante maschio, ma migrazione femminile. Parte già in un certo modo, quando arriva qua ha altre problematiche, anche altre risorse. Questo, secondo me, è stato interessante, per noi è stata una scoperta, perché tante cose pensavamo di saperle, ma non le sapevamo, e credo che lo spettacolo ha questo scopo, di informare. No, poi tra l'altro era impossibile riportare, come abbiamo fatto in Figlie di Sherazade, due storie, per quanto esemplari, però erano comunque due storie. Questa volta era veramente necessario raccontare, anche se in pillole, perché è chiaro che nel momento in cui vai a frammentare, racconti le cose più salienti, veramente molto più forse superficiale da un punto di vista, ma cerchi di andare a fondo rispetto all'argomento, che è talmente complesso che implica veramente la restituzione di tante storie diverse, tante voci diverse, tanti personaggi diversi. E quindi anche per questo poi bisognava trovare dei mezzi espressivi diversi. Ma questo forse lo andiamo a vedere adesso. Come al solito, noi abbiamo un contributo video dello spettacolo che diciamo in qualche modo riassume tutto il viaggio che abbiamo fatto fino a qui. E poi avremo, appunto, come ho detto prima, gli ospiti saranno i nostri scenografi che sono lì che ci aspettano, e quindi non vediamo l'ora di sentirli e di ospitarli nello studio. E poi avremo altri contributi che vedremo. Quindi noi salutiamo Simona, che so che appunto oggi è stra impegnata e sta facendo i salti mortali. La ringraziamo ancora tantissimo e Grazie a andiamo. voi e a tutti quelli che hanno contribuito a mettere sullo Sì. spettacolo, e veramente prossimo anno speriamo di vederlo dal vero, come Speriamo merita. veramente. Ok, grazie Simona. Ciao Simona, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Io sono scappata dalla guerra, ci sono i terroristi. Dov'è il mio bambino? Avete visto il mio bambino? L'avete visto? Io lo devo ritrovare, sono sicura che lo ritrovo. Abbi pietà di noi, misere donne migranti, abbi pietà di noi, esuli da terre lontane, abbi pietà di noi, ultime tra gli ultimi della terra, abbi pietà di noi. Arrivano qui da noi che neanche capiamo i loro nomi, non capiamo la loro lingua, i loro modi, i loro odori. Arrivano qui da noi mezze morte, invece sono piene di vita. Andiamo verso nord e ci fermiamo a Kano City. Google Map dice 868 km e 14 ore in macchina. In realtà i migranti ci mettono 2 o 3 giorni di pullman. 10.000. Cinquecento chilometri. Io sono scappata dalla Somalia. Il mio paese è in guerra da 40 anni. Tutti i giorni puoi rischiare di morire in Somalia, perché ci sono gli attentati, ci sono i terroristi, gli Al-Shabaab. E così Al-Shabaab sceglie le donne per mettere le bombe. Io sono scappata dall'Eritrea. Qui tutti fanno il servizio militare, sia maschi che femmine. È obbligatorio per tutti e dura tutta la vita. Scappi, Scappi, anche anche se se rischi rischi di di morire. morire. Ma se non scappi, sai che morirai sicuramente. E allora tenti la sorte.
Il gioco dell'oca. Partenza. Paese d'origine. Lancia i dadi. E arrivi alla casella confine. Ado sia Zorea. Oga sia Zorea. Oyaku. Aule. Io sognavo di venire in Europa e guadagnare così tanto da sfamare le nostre famiglie e stare bene. Devi pagare il debito. Io non avevo capito, giuro, io non l'avevo capito che non venivo a fare la parrucchiera. Non l'avevo capito che mio corpo vale solo 20 euro. Capisco che ci possono fare tutto con me, che mi possono chiedere tutto. E so che è inutile scappare, tanto ti riprendono sempre. Ma che rispetto c'è nel togliere qualunque possibilità di piacere a una futura donna? Che onore c'è nel prendere un coltello e asportare la clitoride ad una bambina senza anestesia? Nel tagliarle le piccole labbra? Nel chiudere e cucire il sesso di una donna? Noi usiamo una sigla. MGF. Almeno 10 persone sono rimaste uccise e 20 ferite in Yemen nell'ultimo attacco sferrato contro un mercato nella città di Taiz. 5 anni di bombe che vengono prodotte qui, in Italia, in Sardegna. Credo che sia arrivato il momento di ascoltare la testimonianza di Isoke Ekpitani, portavoce dell'associazione Vittime ed ex vittime della tratta. Noi possiamo aiutare altre ragazze ad uscire dalla tratta. Qui tutto è basato sulla relazione. Ho capito che mi potevo ribellare. La chiamerò Precious. Preziosa. E siete una risposta agli abusi dei paesi ricchi sui paesi poveri. Precious. Che è difficile confessartelo senza provare vergogna, ma il nostro mare, il mare che sta in mezzo, nell'anno in cui tu vieni al mondo, si è ingollato già più di 4.000 vite. Vite giovanissime, un colpevole, colossale spreco di vite. E quanti artisti, e quanti scienziati, e quanti mirabili artigiani, quanti sarti, quanti atleti, e rivoluzionari, e piloti, e danzatori, e inventori, e domatori, e acrobati, e folli, e cosmonauti, e filosofi, e chi lo sa, e chi lo sa, chi mai lo saprà. Gridalo, Precious, che la tua vita è preziosa. Gridalo, che ogni vita è preziosa. Ogni vita. Ammetto.
Eccoci qua. Eccoli Eccoli. qua. Ciao Anna, ciao Sergio. Ciao. Che bello avervi qua, anche se non siete in carne ed ossa a casa nostra, vabbè, ma ormai siamo abituati a questi mezzi, no? Sì. Allora, praticamente abbiamo visto il concentrato di tutto quello che questa scenografia meravigliosa, riesce a fare. Ci volete dire qualcosa? Come nasce l'idea di questa scenografia? E i costumi pure, perché anche quello. L'idea nasce dal fatto che noi ci siamo incontrati, abbiamo parlato insieme del progetto e ci sono tantissime, tantissime immagini. E, insomma, io e Anna lì lavoriamo sempre insieme, pregio e difetto, e ragioniamo sempre insieme. Quindi ci siamo trovati alla fine con Anna con tanti appunti, io con tante immagini, e tutte queste immagini dovevano stare dentro un contenitore. Un contenitore alla fine sembrava quasi una scacchiera, un mosaico, e sia a me e a Anna ci è piaciuta da subito l'idea di trasformare la scenografia in una specie di modulo che si trasforma in scena, che diventa una gabbia, che diventa un mosaico di immagini e che raccoglie tutti quelli che sono i colori di quella terra. E abbiamo cercato un pochino di passare da immagini dichiaratamente più forti, quando si vede il ferro, quando si vede Il contrasto di matericità, diciamo, ci è piaciuto perché è il contrasto anche delle storie che ci avete raccontato. Quindi siamo andati a ricercare dei materiali grezzi accostandoli a dei materiali invece più leggeri. Tutti i fondali sono realizzati con vecchie lenzuola di lino, colorate, dipinte, e abbiamo cercato di mantenere nei colori della scenografia quelli che sono i colori della terra d'Africa, quindi quei colori caldi, le tipiche pitture batik, anche nei vestiti dei bambolotti stessi abbiamo cercato di riportare il segno e gli elementi. Io parlo in maniera particolare del costume, anche nei costumi abbiamo cercato di mantenere sempre una forte sintesi anche sugli elementi aggiuntivi che voi utilizzavate nel raccontare le varie storie, senza andare ad enfatizzare o ad imitare quello che è il reale, quindi dando sempre una lettura più pulita del tutto. Una proiezione, sì, una esatto, proiezione di un quella. gusto, un sapore che guidava il tutto, ecco. Sì, Poi, insomma, diciamo che vostra, perché ci avete fatto innamorare di questo progetto, e quindi una volta che noi ci innamoriamo di qualcosa, cerchiamo di realizzarlo nel migliore dei modi, cioè la cartina che avete visto è tutta disegnata a mano, perché infatti lo volevo dire questa cosa. ma anche i quadri del gioco dell'oca sono tutti segnati a Assolutamente mano. sì, anche i bambolotti stessi sono realizzati con bottiglie di plastica per la struttura interna, quindi tutti i materiali di recupero, e le facce dei bambolotti sono modellate con dell'aiuta, quindi è dell'aiuta che è stata modellata e abbiamo ricreato le facce, le manine, le pance sono fatte con della gomma piuma che siamo andati ad applicare sopra alle Sì. bottiglie di plastica, quindi ci siamo mossi sia nell'ottica del risparmio, quindi Ma anche minimo sforzo, nella scelta. massima resa, Esatto. neanche, insomma, cercando di comunicare al meglio quello che voi ci avevate mostrato, ecco. Raccontato che erano tanti Tante, racconti tante. e tutte immagini forti in realtà, molto, molto forti. E quindi cercavamo un pochino la maniera migliore per raccoglierle tutte e senza mai togliere il focus sulla storia, tutta la storia. Quindi abbiamo proprio scelto questo modulo unico che raccogliesse tutto, che fosse di supporto a voi e che fosse quasi un altro collega, un altro attore in scena che vi aiutava a raccontare Sì. meglio questa cosa. È Perché quello stato è così, stato perché quando è arrivata la struttura che ha disegnato Sergio, no? Che
E quando è arrivata questa struttura di ferro, è arrivato un terzo attore, vero Chiara? Sì. A parte c'ha il suo peso specifico. Pesante, però, però la cosa bella è che veramente come il pensiero di Anna e Sergio è stata quella di me lo ricordo da un incontro a casa che dice però tante storie vanno poggiate, vanno messe, no? Se no rimangono così nell'aria, cioè su troppo, da qualche parte vanno contenute, dovete metterle poggiate, devono restare i disegni, se no è una sorta di investi il pubblico, non resta. Allora quando è arrivato lui, il personaggio struttura, anzi la signora, struttura, è una bella lei che ha tenuto queste storie dove restavano i burattini, restavano delle tracce, restavano delle cose, poi in dei momenti sono stati tolti degli strati, si è spogliata, è diventata solamente una gabbia, e questo anche per noi ha cambiato proprio il lavoro attoriale, perché non c'è niente a fare, un conto quando tu poi il testo lo fai così con l'altro attore, poi arriva la scenografia ti porta proprio in un mondo e cambia, e tu così viaggi, veramente viaggi a un'altra velocità, scadi dentro quel mondo, esiste veramente, c'è qualcosa di materico che ti aiuta a fare quel salto fantastico, entrare in una realtà, uscirne e entrarne subito in un'altra. Quindi appariva la mappa, diventava una cosa, un'altra, diventava una gabbia. Una relazione proprio con quella scenografia, devi instaurare una relazione. Perché sì, è così. Sì, è vero. Noi abbiamo lavorato tanto, sì, con lei. È vero, la scenografia è proprio... E poi doveva tutte le testimonianze, piano piano, perché ogni racconto alla fine rimaneva in scena. Cioè tutto rimaneva veramente in scena. Sì, e quindi era una sorta di testimoni che rimanevano insieme a voi mentre voi vi trasformavate raccontando le storie. Sì, era questa la cosa forte che ci ha colpito subito dell'idea, e poi che l'abbiamo vissuto proprio in scena e sulla nostra vissuto personale, che restava lì, non avevamo la sensazione che le cose restavano, non venivano cacciate fuori, no, da altre storie, ma restavano insieme, convivevano. Una volta che erano entrati in scena rimanevano lì. Sì. Esatto. Allora io adesso manderei il contributo di Paolo Damiani di Artigiani Digitali, che sono gli altri tecnici, se vogliamo dire così, che hanno contribuito alla creazione di questo spettacolo. Loro si sono occupati della parte grafica, prima di tutto, e della parte audio. Ma sentiamo le parole di Paolo. Salve a tutti e a tutti, sono Paolo Damiani di Artigiani Digitali. Insieme a Laura Di Pietro abbiamo realizzato i contenuti multimediali per Sommerso Sommario. Sono qui soltanto per un saluto, per ringraziare Chiara, Tiziana, l'associazione Pangea. E è stata un'esperienza molto bella che abbiamo avuto l'onore e il piacere di condividere sin dall'inizio, da quando questo spettacolo doveva farsi in presenza, con molte repliche un po' in tutta Italia. Quindi oltre all'immagine coordinata, alla locandina, abbiamo anche realizzato i contenuti audio per lo spettacolo stesso. E poi quando ci è stato proposto appunto di realizzare le clip per essere poi trasmesse in diretta Facebook, per noi è stato veramente un grande piacere, un grande onore poter far parte di questa equip. Per noi è stato anche un momento importante per tornare a parlare, a trattare temi a noi tanto cari come quello dei rifugiati, dell'esilio, della lotta quotidiana che fanno i migranti per una vita migliore, per tutti coloro che scappano da guerre, persecuzioni e tragedie. Ringrazio particolarmente Chiara, Tiziana, ormai sorelle, e tutti gli altri amici del Naufragar Mer Dolce. È stato veramente molto bello, molto, molto intenso, molto particolare. Ma del resto con loro qualsiasi cosa si faccia va a finire sempre così. Ciao, un bacio a tutti. Ecco, grazie Paolo. E scusate che vi rimetto il microfono perché l'avevo mutato. E, tra l'altro, appunto,
Paolo e Laura hanno curato anche la parte video, e senza di loro questa trasmissione non si sarebbe potuta fare, e soprattutto la trasformazione del progetto online sarebbe stata impossibile. Però, come dicevamo prima, Tiziana, quell'unica volta che siamo riusciti a farlo adesso a ottobre, perché abbiamo fatto un'unica replica fortuita al Teatro del Lido, c'è proprio mancato la presenza, il teatro, appunto la materia del teatro, e ci siamo resi conto, cosa che è banale perché è così, è normale che sia così, che il video che cristallizza una cosa in realtà non restituisce il teatro. Noi non vediamo l'ora di poterlo fare a teatro, questo spettacolo, perché solo facendolo a teatro che ha la possibilità di crescere e di continuare a tirare fuori tutta la potenzialità che contiene, e anche appunto rispetto alla scenografia, Sergio e Anna lo sanno anche meglio di noi, quella scenografia va vissuta. Ci dobbiamo proprio entrare dentro, la dobbiamo smantellare, smontare, sì, ricreare. Sì, ma arrivarci dentro, non lo so, insomma, veramente. Ancora tante possibilità. La possibilità di tirare fuori tutti i diversi segni che possono uscire da questa struttura, che è veramente molto interessante. Quindi speriamo che questo sia un augurio, no? Un augurio, sì, ci vuole. Guardiamo avanti. Sì, andiamo, esatto. Allora, dato che stiamo abbiamo un altro contributo, questa volta di chi si è occupato della comunicazione. La comunicazione sia sul web, anche se diciamo principalmente della comunicazione web, almeno della nostra, del Nafra Carme Dolce, se ne è occupata Valentina Ersilia Matrascia, che purtroppo oggi aveva un problema appunto di familiare, quindi non è potuta essere qui con noi, né tantomeno mandarci un contributo, però è con noi col cuore, e quindi ringraziamo noi di cuore Valentina. Però abbiamo invece la controparte, cioè Manuela Campitelli di Pangea, che appunto ci ha mandato un suo contributo. Ciao a tutti e a tutti, sono Manuela Campitelli di Fondazione Pangea Onlus e dell'area d'antiviolenza Reama. Che dire, io ho avuto il piacere di partecipare, di collaborare alla comunicazione di questo bellissimo spettacolo, uno spettacolo della compagnia teatrale Nafra Carme Dolce, che nasce nell'ambito di un progetto promosso da Fondazione Pangea Onlus che si chiama A Sister for Peace, la sorellanza senza frontiere. Ed è un progetto che ci sta molto a cuore perché ha voluto raccontare le storie, le vite, e dare voce alle tante donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate che vengono da paesi, da zone di conflitto e che hanno vissuto purtroppo varie forme di violenza. E Sommerse e Salvate per noi è stato un compagno di viaggio, una compagna di viaggio che ci ha aiutato proprio a conoscere queste storie, a darle ancora di più voce, a darle ancora di più enfasi. Ed è stato un viaggio anche per noi sicuramente talvolta doloroso, talvolta inaspettato, ma nello stesso tempo un viaggio importante di incontro e di conoscenza, che grazie a una sensibilità niente affatto scontata, quella delle autrici e delle attrici di questo spettacolo, ci ha accompagnato in tanti appuntamenti per far emergere un sommerso che non c'è nuovo, perché è un sommerso che spesso incontriamo anche noi con la rete antiviolenza Reama, per tutte quelle donne che vivono una condizione di violenza domestica. Quindi questo è un comune denominatore tra le donne di tutto il mondo. In questo caso l'arte ancora una volta ci è venuta in aiuto per dare loro voce, per far emergere questo sommerso, e per noi è stato davvero importante prendere parte a questi appuntamenti teatrali online che il Covid ha reso online e che ha
abbiamo comunque voluto mandare in onda proprio perché è importante non fermarsi, soprattutto in questo periodo. Le storie che abbiamo insegnato, che abbiamo visto, ci lasciano un insegnamento importante, e l'insegnamento è che spesso non basta il coraggio, ma bisogna incontrarsi, conoscersi, e bisogna lavorare insieme mettendo al centro il tema della sorellanza, della pace e dei diritti delle donne in quanto diritti umani. Ecco qua. Grazie, grazie Emanuela. A questo punto siamo veramente in ritardissimo e siamo proprio alla conclusione, quindi dobbiamo fare veramente tutti i ringraziamenti del caso. Come vogliamo fare, Tiziana? Facciamo sì, uno per un po' uno po'. Un po' e un po'. Vediamo. Per tutto questi, allora, i scenografi qui, che stanno qui con noi in studio. Per, sì, e tra l'altro per... li possiamo anche liberare, visto che sì, abbiamo tenuti sequestrati per più di mezz'ora. Hanno fatto i miracoli, perché hanno fatto una scenografia sì, in un tempo lampo, un tempo... sì, con una precisione però meravigliosa. Realizzata a Roma, realizzata in Puglia, e montata, finita, finita, senza finita, margine d'errore, senza possibilità d'errore. Esatto, è però, vero, è vero. Voi bloccate. Ragazzi, lasciamo i vostri ringraziamenti. Grazie Anna. Alla grazie. Grazie. Ciao. 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 Ecco qua. E vai, allora alterniamoci. Ci alterniamo. Vai, allora, alterniamoci. Inizio a ringraziare la Fondazione Pangea Onlus, il Ministero Affari degli Esteri, facciamo uno per uno, poi chiaramente Laura Di Pietro e Paolo Damiani di Artigiani Digitali Comunicazione Sensibile, Anna Maria Porcelli e Sergio Minelli, Valentina Ersila Matrascia, Manuela Campitelli, Laura Gentile e Stefano Romanelli, che si affaccia... per la prima volta finalmente da dietro le quinte escono fuori. Poi andiamo avanti con i Paolo ringraziamenti Mosticone, il tecnico, sì, Ghilen Sacuto, la Croce Rossa, il Teatro del Lido, Trama di Terre, On the Road, Nosotras, scusate, l'Associazione Donne di Benin City e il Teatro Altrove, che ci ha ospitato per fare le riprese. Dopodiché passiamo agli ospiti alle ospiti delle varie trasmissioni, cominciando dalla prima, la prima puntata, esatto. Augusta Angelucci, Nicoletta Dentico, Asmei Dacan, Alessandra Fantin, Stefania Massucci, Isabella Mancini, il tenente colonnello Rosa Vinci Guerra, OSAS dell'Associazione delle Donne Benin City, Tiziana Dalpra e Ashtar Al Razzei. Dopodiché, ultima ma non ultima, Simona Lanzoni, che ci ha assistito in tutte le dirette. A questo punto veramente siamo proprio agli sgoccioli. Non so se vuoi dire altro, altrimenti no, qui è già pronta la sigla. Ringraziamo chi è stato con noi in questo video. E grazie, esatto, chi ci ha seguito da casa. Da casa. E continuate a seguirci sempre sulle pagine del Naufragar Me Dolce. Ciao. Ciao. Oh signore, stasera è così.